Migliorare la qualità delle prestazioni e dei lavori pubblici di competenza dell'amministrazione provinciale di Pescara e assicurare il rispetto degli obblighi sociali e delle condizioni di sicurezza da parte delle imprese esecutrici. È questo l'obiettivo a cui guarda il protocollo d'intesa ideato e sottoscritto stamani dal presidente Guerino Testa e dalle parti sociali nel comparto delle costruzioni, sia sul fronte datoriale che sindacale. Una firma per certi versi storica su impegni precisi da parte della provincia in quanto stazione appaltante e del mondo dell'impresa che soffre anche di un rapporto sempre difficile, a volte conflittuale, con la pubblica amministrazione. Per la prima volta la provincia ha radunato tutte le sigle sindacali operanti nel comparto delle costruzioni. Abbiamo firmato questo importante ed interessante protocollo d'intesa che non è solo un obbligo morale, ma che vedrà poi i riflessi negli appalti che noi andremo ad appaltare, ad aggiudicare nel prossimo futuro, da subito. Questo nasce da una duplice esigenza: la prima è da un mercato immobiliare in crisi, la seconda è da una contrazione degli investimenti. Quindi riteniamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro e alla qualità dell'arteria stradale, della infrastruttura debba essere salvaguardata. Così come deve essere salvaguardato il diritto dei lavoratori e anche un diritto, una garanzia per quanto concerne gli utenti. Quindi noi riteniamo che questo protocollo d'intesa vada proprio in queste direzioni e speriamo che venga anche adottato dalle altre 46 municipalità della nostra provincia. Assieme al protocollo, che il Presidente auspica possa fungere da modello anche per le altre realtà provinciali e per la stessa regione, è stato assunto anche l'impegno comune tra le parti a verificarne semestralmente l'efficacia e l'eventuale potenziamento.